Buon pomeriggio a tutti, con piacere torno anche oggi con voi. Ho avuto modo di giocare un po' in queste giornate di riposo e con piacere posso comunicarvi che il punteggio raggiunto finora con il buon Lucky Master è 2189. Punteggio di cui sono soddisfatto. Adesso l'obiettivo è quello di arrivare, anche se con fatica, almeno a 2200. Risultato che prevede un più 11 per arrivare alla meta agognata, però insomma, mi faceva piacere, dopo l'analisi di una posizione tattica fatta ieri, vedere insieme un'altra partita. Considerando il fatto che vado a giocare e a commentare, anziché scegliere un minuto più zero, credo che sceglierò 2 minuti più uno. E speriamo bene. Allora, il nostro avversario è un 2128. Giochiamo una francese. Sceglie la variante con D3, interessante. In questa fase al momento mi limito soltanto ad uno sviluppo dei pezzi piuttosto naturale. In questo tipo di posizioni il bianco attacca sul lato di re, il nero cerca di contrattaccare al centro e sul lato di donna. Donna C7 controlla l'alfiere B7, torre a C8 con l'idea di aprire in qualche modo il gioco al centro, D5. Freniamo l'avanzata del bianco, alfiere F8 con l'idea di proteggere il pedone debole in H6, re H7 con la stessa idea. Adesso qui cerco di capire in qualche modo quale mossa è la migliore al centro e sul lato di donna, cercando di aprire il più possibile il centro. Una di queste potrebbe essere D4, che in qualche modo favorisce lo scambio dei due alfieri campochiaro sulla diagonale. A8 H1 e dopo un eventuale cambio D per C3 dà maggiore forza alla torre sulla colonna D. Qui il bianco probabilmente sta pensando a qualche sacrificio. Allora, se si prende. Partita si fa interessante. Prendiamo di cavallo. Porca. Riprendiamo. Allora, il materiale sembra pari. Ovviamente l'attacco del bianco è veramente molto forte. C'è da dire che il cambio dei pezzi in qualche modo ha favorito la difesa. Alfiere G7 attaccando la torre. Sacrificio di qualità. Preferisco non accettarlo, almeno per adesso. Torre per D3. Counterplay. Ah.
Don F3 si propone il cambio. Forzata. Ok, allora qui abbiamo 50 secondi circa contro i 5. 4 pedoni contro 4. Torre, torre, il nero ha l'alfiere in più. La posizione è vinta. È infatti abbandonato. Quindi sono contento che anche questa partita, nonostante il fortissimo attacco del bianco sul lato di re, sia andata a buon fine. Con questo dovrei aver raggiunto quota 2194. Prossima partita proverò a raggiungere i 2200. Se vi è piaciuto seguirmi, ricordatevi l'iscrizione, il like, la campanellina e tante belle cose. Alla prossima!